Si chiama video mapping ed è la nuova frontiera proposta dal Gallo Liopò per valorizzare al meglio il comprensorio e i comuni coperti dallo stesso ente, un progetto innovativo descritto al meglio nella presentazione di lunedì mattina in conferenza via web. Si tratta di fatto di una rassegna estiva di spettacoli video mapping che da giugno a settembre si terranno nei comuni tra l'Oglio e il Po, tra Cremona e Mantova, un progetto in collaborazione con l'associazione Terre d'Acqua e l'associazione Il Torrazzo di Commessaggio. Il video mapping, che sarà offerto sul territorio in una prima volta assoluta, è una particolare tecnica artistica legata alla realtà aumentata. Tramite un sistema di videoproiezione la percezione di un edificio viene arricchita e trasformata grazie all'aggiunta di ulteriori media in una performance avveniristica e spettacolare. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il regista Stefano Sgarella, direttore artistico dell'iniziativa e maestro nella creazione di queste speciali composizioni multimediali che infatti ha realizzato anche per il Palazzo Reale di Milano. Immaginare lo stesso risultato anche per comuni come Sabbioneta, Isola d'Ovarese, Bozzolo e non solo, piccoli ma con un patrimonio artistico e architettonico sicuramente importante, è tutto fuorché impossibile. Quindi in questa fase, in questo momento storico, per presentare il nostro territorio, nella speranza che poi i ritorni siano tanti, siano belli. Sicuramente avremo del materiale importantissimo per il nostro territorio e sicuramente trasferiremo delle capacità e delle competenze ai nostri ragazzi. Quindi grazie veramente a tutti. Invito tutti a partecipare, a seguire la nostra pagina Facebook nel quale portiamo a conoscenza quello che stiamo facendo e vi invito fin da subito a tutti i vari momenti che avremo sul territorio.